sprecare un pomeriggio senza ascoltarci. Ragazze e ragazzi, ascoltatori di tutte le età, oggi siete qui con noi in questa nuova puntata di Radio Lime. Radio Lime. Radio Lime. Radio Lime. Salve a tutti, sono Emilio e siete benvenuti a questa nuova puntata di Radio Lime. Oggi domenica 26 gennaio, siamo in studio in via Favre 5 e quello che avete appena ascoltato era Emilio, presentati un po'. Sono Emilio, faccio la terza media e vivo a Ligornetto. E per chi non lo sapesse, è il fratello di Martino. Un Rinaldi Junior, mamma mia. Una piccola visita in questo studio. Ti piace qua? Ti sei trovato bene? Da quanto sei qua? Divertente, sono qua da credo un'oretta, non ho l'orologio sott'occhio. Tempo più che sufficiente per amarci, vero? Credo di sì. Bravo, così si fa. Esattamente. Ora, naturalmente, scusateci il piccolo ritardo, però abbiamo avuto qualche disguido tecnico. Come al solito. No, non è vero. Quindi, con cosa vogliamo partire? Ma direi che possiamo partire subito con una bella canzone. E che la regia mi dice che non è pronta invece. No, sì, a me sembra pronta dal primo all'ultimo cerchio di Lord Madness, giusto? Ok, dai, K maiuscola Lord Madness. Ascoltate. Psycho Brain con Lord Madness dal primo al settimo cerchio. Siamo qui, sempre in via Favre 5, nello studio di Radio Lime, in collaborazione con Radio Gwen. E Eloise, oggi il tema è il percorso dell'uomo, giusto? La seconda parte. Ci spieghi un po' come funziona? Ma questa puntata è strutturata con varie discussioni che faremo noi e ci sono diverse interviste fatte anche oltretutto a MusicNet, la manifestazione di musica fatta a Lugano nel, aiutatemi che non mi ricordo, negli ultimi weekend, giusto? Sì, 7 sì, sì. 7 gennaio. Sì, penso che sia esattamente così. Ottimo. Niente, direi che questa è la puntata di oggi, sarà la seconda del tema per il percorso dell'uomo, perché ne abbiamo fatta una anche prima che finisse l'anno scorso. E ci saranno anche le nuove rubriche di Radio Lime, mi raccomando. Esatto, tra cui Chuck Lime, la rubrica di cinema. Music in Lime, la rubrica di musica. Musica. Di musica. Musica. Ma non anticipiamo troppo le rubriche. Appunto, come si stava dicendo, questa puntata è il sequel della... Sequel, si può dire? Uh-huh. È il sequel della puntata del 15 dicembre, che era appunto sempre sul percorso dell'uomo. E questa è la seconda parte. In questa puntata avremo anche un radiodramma, attenzione signore e signori, i cui, vabbè, le voci ci sono state imprestate dal mitico Brunner e Martino, che ora sono qui in regia. Non è vero, da Brunner che è in regia e da Paga... E tanzi. Mix fenomenale. Ora direi di passare subito alla canzone, che è Giovani Artisti di Rancor. Bentornati in studio, sempre in via Favre 5. Vi ricordiamo di contattarci sulla nostra pagina Facebook. Scriveteci anche sull'email radiolime@gmail.com. Fatevi sentire, fateci sentire come cosa pensate della nostra radio. Ora vorremmo fare una piccola introduzione al nostro fantastico radiodramma. Ed, cosa ci puoi dire? Che questo radiodramma è... Allora, questo radiodramma appunto ha a che fare con la puntata Il percorso dell'uomo, e parla di questo immigrato che attraversa tutto il deserto e arriva in Europa. Ma non voglio raccontarvi troppo. Quindi, vabbè, con le voci di Tanzi, Pagani e Brunner più tardi, vi lasciamo ascoltare il nostro radiodramma. Speriamo che abbiate gradito il nostro radiodramma, o almeno la prima parte di 4. Ora c'è un piccolo cambio, nel senso che due voci di questo studio si danno il cambio, insomma. Io e Maff torniamo giù in salotto e lasciamo il posto a Paga e la Tessa. Dai, un salottino. No. No, decisamente no, decisamente la no. Prossima volta. Dai, va bene, ora give me the change, give me the change. A più tardi. Ora diamo il benvenuto quindi ai nostri due nuovi entrati, diciamo, nel senso di questa puntata, tra cui una invece è alquanto veterana della radio, a dispetto di quello che io dico, e a Paga, che è la prima volta che viene qui a Chiasso, da quello che ho capito.
Sì, esatto. E infatti per trovare questo posto ci ho messo un pochettino. Prima di venire qua ero arrivato al liceo. Tipo, immaginatevi la scena. Io che arrivo là al liceo in moto, tranquillo, scendo, arrivo davanti all'entrata, spingo ed è chiusa. Faccio tutto il giro del liceo, provo tutte le entrate così, ma niente, non riesco a entrare. Allora chiamo qua, cerco di farmi spiegare, poi naturalmente mi perdo per chiasso, ma alla fine, a quanto potete sentire, sono qua con voi. Per intrattenerci. Perfetto, direi di passare alla prossima canzone, che è Buddy Holly di Weezer. E rieccoci in puntata, io sono Tessa, ciao a tutti. Non mi avete ancora sentita oggi, ma mi avete già sentita negli anni passati o nelle scorse puntate. Comunque, volevo sempre dirvi che siamo in via Favre 5 a Chiasso. Se volete passare a salutarci, noi siamo ben felici. Se volete passare a salutare qualcuno dal microfono anche. E Elo, adesso di cosa parliamo? Adesso vi facciamo un'introduzione alle rubriche che sono presenti qui. Avete preparato tu e... Paga Chuck Lime. Esatto. Introduceteci. Allora, Chuck Lime è la nuova rubrica di film che parla di film, di cinema, della radio. Ed è, fa parte di quel gruppo di rubriche che andranno in onda singolarmente nella nuova radio 24 ore su 24 e anche durante le puntatone, quando ce ne sarà l'occasione oppure quando saranno particolarmente belle. Quindi, ora... vi introduciamo, vi abbiamo introdotto la nuova rubrica di cinema. Dopo la canzone. E quindi dopo la canzone ci ascolteremo questa nuova rubrica. Excellent. Esatto, che la canzone sarà Creep dei TLC. E dopo Chuck Lime ritorniamo in studio per parlare dell'iniziativa sull'immigrazione di massa e per parlare anche un po' di cosa significa immigrazione e per ritornare soprattutto al discorso dell'uomo. Io so che voi due, Tessa e Paga, avete fatto una mini ricerca in questi 5 minuti. Potete dirci cosa avete scoperto e cosa avete trovato su internet? Allora, Paga. Beh, l'iniziativa è un'iniziativa che deriva dall'UDC, che ne ha fatte varie altre in questi ultimi anni, come ben sapete, in questo senso. Praticamente vuole ridurre drasticamente l'immigrazione, che secondo questo partito sta distruggendo la Svizzera. Per esempio, hanno fatto dei calcoli che nei prossimi anni la Svizzera diventerà da 8 milioni di abitanti in cui siamo adesso fino a 10 milioni, causando una grandissima, una, secondo loro, una catastrofica. Un catastrofico aumento di popolazione che porterà a disastri. Esatto, disoccupazione e così via. Secondo me quello che in realtà non si dice è che la Svizzera è uno dei paesi ricchi e avanzati a livello mondiale e questo ha causato nel corso degli anni l'invecchiamento della popolazione che viene ringiovanita pressoché ormai quasi solamente dall'immigrazione, che permette comunque alla gioventù che è immigrata, che è svizzera in qualsivoglia modo, di evolversi e di trovare nuovi sbocchi. Secondo me quello che non si dice anche è che molte persone devono emigrare dal proprio paese per via della guerra e motivi religiosi. Non so quanto dice il sito dell'UDC, però Swissinfo dice che il 20% della popolazione è emigrata e molti sono italiani, non di paesi così lontani da noi. D'altra parte non si può biasimare il loro ritiro in Svizzera, anche perché in Italia si trova una situazione un po' catastrofica negli ultimi tempi. Quindi, voglio dire, tra tutti, non è che ci sono soltanto immigrati di paesi dell'est o del Nord Africa, abbiamo anche degli italiani che da qui accanto si trasferiscono qui, a Chiasso, dove siamo noi. Esatto, e quindi io so che tu, Emilio, hai partecipato alle giornate informative sul tema, alle medie, esatto? Sì, le giornate progetto. Sono persino venuti... un immigrato in particolare a raccontarci la propria storia. Per esempio, nel proprio paese c'era la guerra, hanno dovuto prima emigrare nel paese accanto e poi da quel paese l'hanno scacciato e si sono spostati nell'est Europa per cercare rifugio e poi soltanto alla fine sono venuti in Svizzera, quindi non si può neanche dire che la Svizzera sia una delle prime scelte delle persone emigranti.
si guardi infatti Lampedusa e quelle isole così vicino all'Africa. Bene, ora direi che possiamo passare alla prossima canzone, che è... vai, para. Che è Gwen Stefani, di The Sweet Escape. Bentornati in studio, buonasera, sono Eloise e adesso vorremmo parlarvi un po' di questo cantante che è Deme. Ma chi è Deme? Deme è un rapper ticinese che è stato intervistato dai nostri inviati. Che bello, ho sempre desiderato dirlo. I nostri inviati di Radio Lime a MusicNet. E adesso vi faremo ascoltare l'intervista che gli è stata fatta e due bellissime sue canzoni. Excellent. Quindi direi di augurarvi un buon ascolto. Bentornati a Radio Lime e abbiamo ascoltato i pezzi Bevi Tutto e il tuo pezzo preferito di Deme. Passo la parola a Tessa. Ciao a tutti, rieccomi in studio e volevo parlarvi di una cosa interessantissima di cui mi ha parlato una mia compagna di classe che si chiama Manuela Pellegrini, che saluto. Manuela mi ha raccontato di questo impianto che hanno inserito all'interno di un cervello di un ragazzo non vedente, che associa ai colori dei suoni, a quanto pare. E questo ragazzo lentamente ha imparato ad associare ad ogni suono un colore. E gli hanno fatto ascoltare un discorso di Hitler e uno di Martin Luther King, e lui li ha poi disegnati, li ha dipinti. E uno era totalmente scuro, con dei colori davvero quasi spaventosi, mentre l'altro era chiaro, splendente e luminoso. E la cosa impressionante è il fatto che quello di Martin Luther King era quello scuro, mentre quello di Hitler era quello chiaro. E questa cosa secondo me è interessantissima. No, ma è incredibile. Ma perché? Io non ci credo. Mi hai scandalizzata. Perché? È un'ottima domanda, bisognerebbe... Secondo me, io ho una teoria al riguardo. Sentiamo. Secondo me Hitler era così convinto delle sue idee, credeva che fossero così buone, che il suo discorso e la sua voce in fondo erano... Questo rumore non era voluto. Povero Martino si è appoggiato sull'iPad per sbaglio. Quindi, ora passiamo alla prossima canzone. E la prossima canzone è Sharp Fine, Incredible Bongo Band. Perché sprecare un pomeriggio senza ascoltarci? Ragazze e ragazzi, ascoltatori di tutte le età, oggi siete qui con noi in questa nuova puntata di Radio Lime. 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 Radio Lime.